Ciao ragazzi, benvenuti. Come promesso nel video precedente, oggi andrò a fare un focus su un'applicazione che trovate già nativamente sia sull'iPhone 4S sia sull'iPod Nano Touch. L'applicazione in questione è la Nike Plus iPod. Prima di entrare nel core del mio video, partiamo con la sigla. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. Eccoci qua ragazzi, allora come annunciato nell'anteprima, oggi vi andrò a fare un focus sull'applicazione Nike Plus, Plus iPod. Per poter utilizzare questa applicazione, che ripeto trovate già nativamente sia sull'iPhone 4S che sull'iPod Nano Touch, dovete dotarvi del sensore apposito, e questo qui costa 19 euro in qualsiasi Apple Store. Per la verità esistono due versioni, ovvero una versione con il solo sensore che costa appunto 19 euro e una versione che comprende, oltre a questo sensore, anche un altro dispositivo che voi andate ad alloggiare nel vostro iPhone, se ne avete uno di una versione precedente, oppure in qualsiasi altro iPod precedente all'iPod Nano Touch, e quindi insomma poter utilizzare tranquillamente questa applicazione anche se non avete uno dei due oggetti, dei due dispositivi in questione. Allora, come funziona? Io adesso, per semplicità di visualizzazione, ve lo farò vedere tramite l'iPhone 4S, ovvero vado a mostrare tutte le varie schermate, però poi in funzione ve lo faccio vedere sull'iPod Nano Touch, perché ovviamente io ho il sensore collegato all'iPod Nano Touch, visto che è quello che uso quando di solito vado a correre oppure sono in palestra. Allora, la prima schermata che vi si apre è questa qua, è suddivisa in base, dove voi potete andare a scegliere una playlist della vostra libreria musicale o semplicemente una sequenza random di brani che voi avete memorizzato sulla libreria, e quindi correre, avere una sessione aperta, nel senso che non è programmata né sulla base delle calorie, né sulla base del tempo e né sulla base del chilometri oppure del tragitto percorso. Altra tipologia invece sono le sessioni basate sul tempo, dove appunto voi andate a settare la quantità di minuti che volete dedicare alla vostra corsa oppure alla vostra camminata, 20, 30, 45 minuti. Tranquilli, se 20 minuti vi sembrano troppo in partenza, vi è la possibilità di andare a scegliere ad hoc, così come appunto ci viene annunciato dall'applicazione, il tempo che volete dedicare alla vostra corsa, e quindi settare liberamente i minuti che volete dedicare. Altra possibilità invece è quella tramite la distanza, scegliete ad esempio una sessione di 3 km, 5 km e così via dicendo. Anche in questo caso c'è la possibilità di scegliere ad hoc i chilometri che volete dedicare al vostro allenamento. Stessa cosa per le calorie, vi faccio vedere questa schermata. Quindi potete andare a settare quante calorie volete bruciare nella vostra sessione di allenamento, e quindi insomma tutta l'applicazione poi ruoterà sulla base dei settaggi che voi avete impostato. Adesso, visto i vari menu e sottomenu, un attimino ve lo faccio vedere un po' meglio tramite l'iPod Nano Touch, ripeto, perché io ho collegato il sensore e ho qui memorizzato le mie sessioni di allenamento, quindi mi viene più facile mostrarvi meglio un po' tutto questo discorso. Allora, come dicevo, supponiamo noi vogliamo fare una corsa, quindi clicchiamo su corsa, supponiamo anche che noi vogliamo fare una sessione basata sul tempo e quindi andiamo a scegliere 20 minuti. Arrivati a questo punto siamo liberi di scegliere o in riproduzione, in questo caso cliccando qui ovviamente la riproduzione partirà dall'ultima canzone che voi stavate ascoltando, oppure potete andare a scegliere, non so, playlist, brani casuali, eccetera eccetera. Io per semplicità scelgo la mia playlist che ho chiamato con molta fantasia iPod. E a questo punto, andando a cliccare su avvia sessione, inizierà il contatore. Non so se riesco a farvi vedere, vengono anche mostrate i chilometri che in teoria state percorrendo, ma ovviamente io sono fermo, quindi né sto camminando né sto correndo, e quindi di conseguenza l'iPod non rileva nulla. Il passo, i chilometri percorsi, le calorie e la durata del nostro allenamento. Io ovviamente adesso stoppo, dico termina sessione, e a questo punto mi viene visualizzato un riepilogo, che in questo caso è insensato, quindi vi vado a prendere una sessione di allenamento più decente,
ad esempio quella che io ho fatto ieri, ed eccoci qui. Quindi l'applicazione vi mostra, ad esempio, sessione di 20 minuti, visto che io ho scelto questa qua di 20 minuti, 28 dicembre 2011, quindi vi riporta anche la data, durata 20 minuti e 34 secondi, ora di inizio e ora di fine del vostro allenamento, il ritmo, la distanza che avete percorso e le calorie che avete bruciato. Stesso discorso se voi andate a scegliere, ovviamente, come tipologia non corsa, ma ad esempio camminata. Anche in quel caso vi verranno date tutta una serie di informazioni suddivise con queste categorie. Che dire, io la trovo semplicemente un'applicazione piuttosto carina, anche perché durante la sessione di allenamento, l'applicazione, tramite appunto le vostre cuffie, vi informerà durante tutta la sessione delle varie, come dire, dei vari step che state compiendo. Quindi, che ne so, vi dirà siete a metà percorso, oppure vi mancano 4 minuti alla fine della sessione, oppure avete bruciato tot calorie. Quindi è come se voi aveste un personal trainer che appunto vi dà tutta una serie di informazioni, ovviamente relative sempre alla camminata e alla corsa. Con questo è tutto, io vi rimando al prossimo video, ne approfitto per farvi gli auguri di Natale, anche se già siamo in una data successiva. Comunque un buon inizio di anno a tutti e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao! Thank you.